Da San Pietro la benedizione a Roma, prima delle città, e al mondo intero. La messa Urbit et Orbi, che insieme a quella della notte del 24 rappresenta il più importante degli appuntamenti del cristianesimo, ha portato il Papa vicino ai romani. Quest'anno Piazza San Pietro era gremita come non mai. Il particolare momento storico ha sicuramente aumentato in molti fedeli il desiderio di pregare insieme per la pace nel giorno di Natale, ed è stata la pace il principale tema su cui oggi, come ieri notte, il Papa ha basato la sua omelia. Troppo sangue, troppa violenza, troppi conflitti. Il messaggio di Wojtyla al suo 20° Natale nel pontificato è tutto rivolto all'amore e al rispetto della vita umana. Italiano, arabo, francese, tedesco, inglese, filippino, spagnolo, polacco e portoghese. Queste le lingue in cui 30 vescovi hanno letto i passi del Vangelo e le preghiere. Ed è quest'anno, più che nel passato, che la folla di fedeli si caratterizza per la sua multietnicità. Ieri notte erano in 10.000 all'interno della Basilica e 70.000 hanno trovato posto nella platea organizzata nella piazza. Hanno seguito, nonostante il freddo, la messa dai maxi schermi. Anziani, bambini, famiglie, coppie. La messa è durata 1 ora e 40. Provenienti da tutto il mondo, in una giornata di sole, questa mattina il Papa si è affacciato su una piazza colma di fedeli. È apparso in buone condizioni, ha lanciato il suo messaggio di amore e di speranza anche ai non cattolici. Migliorano le condizioni di Natale Morea al Clochard, massacrato nella notte tra sabato e domenica per aver difeso 5 ragazze da un tentativo di rapina. Le sue condizioni restano gravi, Morea. Si trova ancora in coma farmacologico, ma oggi i medici del CTO sembrano essere più ottimisti. Attualmente la situazione generale è in leggero miglioramento rispetto, diciamo, all'ingresso. Il malato presenta una reattività neurologica sicuramente importante, esegue anche degli ordini semplici, quindi diciamo che noi siamo abbastanza ottimisti. Certamente le condizioni generali rimangono gravi, il malato è ancora ventilato meccanicamente, è ancora sedato, quindi bisogna aspettare ancora qualche giorno. Sicuramente le prime ore hanno dato una evoluzione in senso positivo e quindi questo ci fa ben sperare. A quanto pare Natale non perderà la vista, ma per conoscere l'entità dei danni subiti si dovrà attendere ancora qualche tempo. Ieri abbiamo avuto una consulenza importante dell'oculista che ha scongiurato, almeno momentaneamente, una lesione, diciamo, degli occhi, una lesione dell'attività neurologica degli occhi, e quindi da questo punto di vista siamo anche abbastanza soddisfatti. Il danno neurologico è un danno che mano a mano che il tempo passa si chiarifica, quindi lui potrebbe recuperare in maniera del tutto totale oppure avere dei deficit. E dalla Puglia sono arrivati i suoi parenti. Le 5 ragazze che ha salvato si sono viste in ospedale. Sì, sono venuti dei parenti, sì, che sono venuti dalla Puglia e anche dei parenti di Roma. Intanto si scopre che l'aggressione subita da Morea potrebbe avere avuto dei testimoni. Per questo il GIP, che si occupa delle indagini, Laura Capotorto, ha deciso di convalidare il fermo dei due aggressori, Stefano Zerilli e Mirko Simoni, e di contestare loro anche il reato di tentato omicidio e non solo quello di lesioni gravissime. I due però negano tutto. Gli investigatori sperano di ottenere ulteriori dettagli da parte di qualcuno che si presenti spontaneamente per raccontare ciò che ha visto quella notte. Piazza di Porta Capena non ha più il suo obelisco. Sono finite le operazioni di smontaggio e di trasporto della stele di Aksun. L'obelisco era stato collocato da Mussolini per festeggiare i 15 anni della marcia su Roma. Alla fine della guerra cominciarono le promesse di restituzione all'Etiopia da parte del governo italiano. Dopo molti appelli e accordi, nell'ottobre del 2002 sono state definite le modalità e la tempistica per la restituzione. E i fondi, un costo complessivo di 2 milioni di euro. La rimozione è avvenuta in 3 fasi, a cominciare dal 6 novembre scorso, sollevando e trasportando separatamente i 3 blocchi. Prima la parte superiore, da sola pesante 60 tonnellate e alta 7 metri, poi le altre 2 porzioni. Per portarlo ad Addis Abeba sarà impiegato un cargo americano. Ormai archiviata la polemica sull'opportunità della restituzione, ora resta la questione su come riadornare la piazza. La rimozione dell'obelisco ha lasciato una cicatrice estetica al piazzale, un vuoto a cui difficilmente l'occhio abituato a vedere la stele riesce ad abituarsi.
Diverse le ipotesi architettoniche, quello che è certo è che il nuovo monumento sarà dedicato ai caduti di Nassiriya, gli uomini vittime della strage in Iraq. Di obelischi, africani e in particolare egizi, ne restano altri 15. Tra i più belli e conservati meglio, quello a Piazza del Popolo, quello davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva, quello a Piazzale del Quirinale, a Piazzale Marconi, a Piazza Navona, a Piazza San Giovanni Laterano e a Piazza della Rotonda.